Allora, uno che viene dal mare ha una non si accorge all'inizio della differenza di bellezza tra il mare e la montagna. Ci deve pensare, ne deve accorgere dopo. Il mare è stata la nostra via di comunicazione, è stato un deserto, certo un deserto gigantesco, la maggioranza della superficie del pianeta, ma è stato il modo con cui la nostra specie, gli esseri umani, distribuita su questa superficie terrestre, ha conosciuto il mondo, per via di navigazione, e così ha potuto completare la ricognizione di questo territorio magnifico che abitiamo, questa superficie terrestre. Attraverso il mare è stato possibile conoscere la nostra geografia, la geografia di questo pianeta. Le montagne, la cui bellezza ci attira da queste parti, invece sono il contrario, sono state lo sbarramento, l'ostacolo, l'ostacolo da aggirare, quello che separava e isolava le persone e i popoli. E le montagne sono state a lungo uno sbarramento e un ostacolo, fino a che la ricognizione della geografia ha finito di esaurire il suo programma, tutta la superficie terrestre era conosciuta, restavano solo le montagne. L'alpinismo comincia come un tentativo di completare la ricognizione geografica, e così nasce l'avviamento delle persone in montagna. Geografi prima di tutto, cartografi. L'alpinismo permette alle montagne di essere toccate, raggiunte, cambiano i connotati di queste superfici. Non sono più l'ostacolo, lo sbarramento, ma diventano un terreno di esplorazione della capacità dell'essere umano e della sua abilità a percorrere questa superficie verticale ostile. L'alpinismo permette la intimità fisica tra la persona umana, la singola persona umana e la montagna. Prima di questo, le popolazioni che hanno abitato a ridosso delle montagne, sotto le cime, hanno abitato finché hanno potuto occupare la geografia, finché rimaneva, resisteva un po' di verde, finché i pascoli alti potevano essere sfruttati, finché gli ultimi alberi potevano essere tagliati. Al di là della linea del verde, queste popolazioni avevano come unica possibilità, come unica attrazione, oltre la caccia, la possibilità di andarsi a pescare, andarsi a guadagnare la bestia in mezzo alle rocce, agli abissi, ai precipizi. L'inizio dell'alpinismo è dato certamente dalla capacità di alcuni, abitanti delle zone alpine di andarsi a cacciare la bestia, l'animale in alto. L'alpinismo comincia con i bracconieri, con i cacciatori di frodo. Sono loro che accompagnano per la prima volta i turisti, gli esploratori, quelli che venivano da fuori e che cominciavano a mettere le mani e i piedi su queste cime e a metterci, a piazzarci anche i loro nomi, alpinisti come Dibona,
gente di quella qualità, insomma, di quella qualità eccelsa, che quelle montagne le saliva e le scendeva andando a caccia, prima di tutto perché, per questo motivo qua, e poi integrando questa attività, portando su dei turisti, dei primi alpinisti, ai quali facevano credere che raggiungevano per la prima volta quella vetta, no? Groman crede di essere salito per la prima volta, insomma, in cima alla punta che si chiama Groman. Prima di lui l'avevano salita sicuramente i cacciatori, che però portando su questi facoltosi clienti poi lasciavano a loro l'ultimo tratto di salita per arrivare, per fargli credere che arrivavano prima in cima, insomma, che era loro la prima cima. Facevano questa, avevano questa capacità, questa abilità. Hanno cominciato, l'alpinismo rende la montagna praticabile. All'inizio si tratta semplicemente di andare a raggiungere delle cime non ancora toccate, e poi subito, insomma, questa attività si imbizzarrisce. Invece di raggiungere cime mai toccate, vuole raggiungere la stessa cima ma dai versanti più difficili. Ecco perché, insomma, per uno che lo sente per la prima volta delle notizie del genere, si dice che Preuss raggiunge nel 1911, 100 anni fa esattamente, la cima del Campanile Basso. Sì, ma era stata già raggiunta la cima del Campanile Basso, sì, dalla parte più facile. Nel 99 la raggiungono dalla parte più facile, che in montagna si chiama via normale. Si chiama via normale, è una cima, il percorso più facile per arrivare in cima. Preuss lascia i suoi due compagni di cordata su una cengia del campanile e tira dritto sulla parete est per arrivare in cima. Non l'ha mai conosciuta, non l'ha mai vista prima, non l'ha mai toccata prima. La sale a vista, slegato completamente, sale questa parete che non conosce, della quale immagina solamente la difficoltà. Dal basso è difficile immaginare la difficoltà quando si sta in faccia al muro, perché così è l'attività di scalata: stai con la faccia al muro, la tua distanza dalla superficie non è quella che ho io adesso rispetto alla superficie, che dalla mia altezza vedo tutti i miei paraggi qua intorno. Si sta in parete come si striscia per terra, insomma, non vedi niente oltre i pochi centimetri che hai davanti, anche se ti sporgi non vedi niente. Sono le mani che ti fanno da radar, che ti conducono oltre, che ti fanno sapere quale appiglio puoi toccare, se esiste un appiglio da toccare. Non lo sapeva prima, però la qualità di questo alpinista, il più grande alpinista di tutta la storia dell'alpinismo, secondo me, che sono semplicemente un praticante e un lettore di storia alpinistica, la qualità di questo alpinista all'epoca era quella che lui poteva scendere da qualunque linea che avesse salito. Era capace di scendere su quei gradi impensati prima di lui, dallo stesso passaggio in cui che aveva fatto in salita. In discesa, come forse potete immaginare, anche se non siete alpinisti, in discesa è molto più difficile scendere, anche se apparentemente dici in discesa non devi fare nessuno sforzo, vai, perché la gravità ti aiuta, sì, ti aiuta a precipitare la gravità, sta lì anche come affettuosamente, insomma, come un invito a dire buttati, però mentre le mani sono abbastanza vicine, diciamo, agli occhi, i piedi invece si trovano molto lontani dagli occhi, e su una parete verticale l'appoggio che ci sta, probabilmente piccolo, che sta nascosto sotto, non lo vedi, non si vede, o per vederlo ti devi sporgere molto per andartelo a cercare, quindi devi avere una capacità di tenerti, insomma, non di tenerti su quelle prese senza, in perfetta tranquillità, con il vuoto che ti sei guadagnato sotto, insomma, gigantesco, devi avere questa capacità di... quella ce l'aveva solo lui, insomma, in quell'epoca ce l'aveva solo lui, questa capacità, era unico. Lui sale e scende per la stessa parete est, andando a ritrovare i suoi compagni. E tanto per non lasciare
parlare le male lingue, che sicuramente a quell'epoca di fronte a quell'impresa avrebbero dubitato, lascia in mezzo a quella parete, in una nicchia, un suo foglietto con su scritto che era passato di lì e che verrà ritrovato poi. Va bene. Lui sposta il possibile nell'alpinismo. Questo è stato alla fine poi, tutta la storia dell'alpinismo è questo, la ricerca dello spostamento del proprio limite e del limite della specie umana, quello di trovare forzare i bordi di quello che è possibile. E lui spostò i bordi del possibile di allora in maniera talmente anticipata rispetto al resto, che ci sono voluti decenni prima di arrivare alla sua qualità e alla sua capacità. Muore naturalmente giovane, quest'anno avrei voluto ripetere la sua via proprio oggi, non è stato possibile, mi sono trovato però, mi sono preparato andando a ripetere la via di Preuss su una delle cime di Lavaredo. Le tre cime di Lavaredo sono cinque. Già da qua si capisce, insomma, che l'alpinismo, come in letteratura, insomma, non sanno fare i conti. No, uno dice i tre moschettieri e quelli erano quattro. Le tre cime di Lavaredo sono cinque. Oltre alla grande, la ovest e la piccola, c'è una punta Frida e una che si chiama, viene detta dai tedeschi, piccolissima, e che noi invece chiamiamo Torre Preuss, perché lui la scala da nord attraverso un lunghissimo camino che spacca questa torre dalla base fino alla cima. Ecco, è un camino molto difficile, insomma, per l'epoca era un passaggio, un percorso impossibile. Lui lo scala con un suo compagno senza mettere nessun chiodo e con quel sistema che si adoperava allora di assicurazione, nel senso che lui si portava in vita una corda con la quale avrebbe poi assicurato o tirato su il compagno, dipendeva dalle capacità, si tirava su una corda che in caso di caduta sua si scioglieva, cioè quella corda non assicurava lo scalatore, ma in caso di caduta del primo di cordata faceva cadere solo il primo di cordata, insomma. Non trascinava il secondo di cordata, il compagno con sé. Ecco, lui sale questo camino, fessura, difficile, liscio, non so se in che condizioni era, ma insomma i camini di fessura e le fessure sul versante nord sono spesso, insomma, umidi, bagnati, scivolosi. Non so che condizioni ci fossero allora, ma insomma anche in buone condizioni come l'ho trovato io è un camino che fa sgusciare, che fa scivolare. Bella, anche quella, insomma, rientra in un'impresa. Loro arrivano in cima, dormono in cima perché vengono presi da una tempesta e quindi sono costretti a bivaccare in un anfratto della cima e poi dopo scendono dall'altro versante. Come al solito lui, Preuss, scende slegato e il suo compagno assicurato. Mi è piaciuto così tanto, insomma, la vita e l'esperienza di questo alpinista che leggendo alcune sue biografie, in particolare quella che mi è piaciuta di più è una vecchia biografia scritta da Severino Casara, che era un innamorato di Preuss e che ha avuto poi dei contatti con la sorella, con Mina, che aveva scalato a lungo, insomma, con Preuss. Molti dei particolari della vita e dell'infanzia, dell'adolescenza di Preuss li ho presi per l'infanzia e l'adolescenza alpinistica di Mosè. In questo racconto sul Mosè alpinista, sul Mosè scalatore che pratica questa
queste superfici scomode che erano le cime, le montagne di quel tempo, dove in quel caso, insomma, in quella storia gli incontri avvengono, la divinità incontra poi le sue figure, i suoi preferiti li incontra in posti isolati, separati, appartati e anche sulle montagne in particolare. Mosè sale 3 volte in cima al Sinai. Mi sono permesso di prendere delle notizie dalla vita di Prois per piazzarle in quella di Mosè, perché sono tutti e due ebrei. Prois è di origine ebraica. Questo è il motivo per cui non è stato ammesso, non era ammesso nel club alpino austriaco, perché non erano ammessi gli ebrei. Questo è il motivo per cui noi chiamiamo quella torre Preuss e i tedeschi e gli austriaci continuano a chiamarla piccolissima. L'ho preso perché ho considerato quella persona, quella figura, quel giovane ragazzo Preuss, della stessa tempra e temperatura, insomma, di Mosè, con la stessa capacità profetica di anticipare e di dire che come andava fatto l'alpinismo. Per lui sì, per lui il chiodo, la corda, non doveva mai servire alla progressione, non dovevi utilizzare mai il chiodo, la corda per procedere oltre, per issarti oltre l'ostacolo che non riuscivi a superare. Il chiodo, la corda, poteva servire solo in caso di pericolo, di estrema necessità per salvarsi la vita, per ritirarsi, per fuggire dalla parete in rischio, ma non per vincerla in maniera artificiale, quindi sleale, quindi in maniera non indipendente. Ecco, lui realizza questa intimità tra il suo corpo allenatissimo, magro, sottile, un corpo nepalese, diciamo, di tipo da portatore nepalese, atletico, leggero, ma capace di trasportare grandi pesi, per questo lo metto tra i portatori nepalesi come struttura fisica, e realizza questa intimità fisica tra il suo corpo e quella superficie. Lui passa senza nessuno sforzo su quelle superfici, le passa su roccia. Lui è un alpinista completo, va su neve, su ghiaccio, scala in invernale, è un alpinista, incarna un alpinismo integrale. Fosse campato più a lungo sarebbe andato sicuramente in Himalaya, insomma, avrebbe avuto il tempo di raggiungere anche quei traguardi, insomma, e misurarsi anche con quelle montagne. Parlare dunque di Preuss è di parlare per me del massimo esponente di questa attività, di questo gioco festivo e di questo rischio festivo della nostra specie, l'alpinismo. L'alpinismo è un rischio festivo. Noi lo affrontiamo volentieri, deliberatamente e perché sapendo di mettere in conto il peggio in margine a una giornata perfetta all'aria aperta. Non esiste nessuna esperienza, nessuna attrezzatura, nessuna competenza che garantisca all'alpinista l'incolumità. Questa superficie resta una superficie estranea a noi, ostile, nella quale noi ci permettiamo un passaggio e attraverso un provvisorio lascia passare che la montagna ci concede. Ecco, basta all'improvviso che venga il brutto tempo, basta il vento che si imbizzarrisce e comincia a soffiare forte, che ci impedisce, basta qualunque dettaglio, qualunque piccolo cambiamento dentro la
nella super, intorno alla, alla montagna per renderla improvvisamente impraticabile, per renderla ostile e micidiale. Non abbiamo nessuna garanzia assoluta quando ci decidiamo di affrontare una giornata in montagna. Spesso mi capita di sentire, insomma, a proposito dei numerosi incidenti che succedono in montagna, la solita ramanzina di quelli che dicono ma si sono presi delle che non erano attrezzati, non erano competenti, non sanno, erano degli improvvisatori, dei dilettanti, eccetera. Non è vero, statisticamente non è vero. In montagna succedono gli incidenti a quelli che sono pratici, esperti. Prendiamo le valanghe, per dire, no? Il 70% delle valanghe che colpiscono degli alpinisti succedono su percorsi che questi alpinisti avevano già fatto. Il 70% delle valanghe succede a chi già aveva percorso quella linea, quel sentiero. Quindi succede perché lo conosci e ti sei preso una licenza, una intimità sfacciata, hai creduto di poter essere più sicuro conoscendo quel percorso, e invece quel percorso ti ha tradito. Il 95% delle valanghe che succedono in montagna addosso a delle persone che ci finiscono sotto succedono perché sono state toccate dal passaggio dell'uomo. Senza quel passaggio, quelle valanghe in quel momento non sarebbero cadute. Il 95%. Dunque, le valanghe avvengono, avvengono lo stesso anche senza che le spostiamo, anche senza che ci andiamo vicino, ma il 95% succede perché in quel momento il peso, il passaggio di una persona le ha procurate. Quindi non c'è nessuna, proprio nessuna garanzia in invernale, ma anche nella nostra pratica estiva, nessuna garanzia di sicurezza e nei materiali, eccetera. Bisogna saperlo, insomma, che la montagna è una partita aperta con il rischio e con la vita. È un rischio festivo, lo prendiamo volentieri, insomma, niente a che vedere col rischio feriale che si devono prendere quelli che lavorano in condizioni difficili per tante ore al giorno, insomma, su cantieri o altre attività o altri posti di lavoro rischiosi, micidiali. Niente a che vedere con i rischi degli incidenti sul lavoro, che sono stragi, perché più di 1000 persone che muoiono ogni anno sui posti di lavoro si chiamano stragi, insomma, e non incidenti. A meno che, insomma, se li chiamiamo incidenti vuol dire che c'è una associazione a delinquere che fa venire gli incidenti. Sono stragi regolari, niente a che vedere, insomma, con i rischi obbligatori che si devono prendere le persone che tutte le mattine devono affrontare quei rischi pur di guadagnarsi un salario. Il nostro è un rischio felice, festivo, allegro, ma con un conto aperto, insomma, ogni volta che affrontiamo questo posto. Ecco, io ho un sentimento di degli straniero, insomma, di uno che è ospite del posto, della montagna. La montagna mi ospita, senza volermi ospitare, senza avere nessuna tenerezza o affetto o simpatia per me o per la specie umana. È lì indifferente a noi, e lì, avvicinandomi alle montagne, riesco a vedere come era fatto il mondo prima che noi venissimo a brulicarci sopra e come sarà dopo che noi saremo cancellati. E un punto, quelle rimarranno, resteranno così a lungo, dureranno oltre di noi. E su questa superficie io sento di essere un ospite nei confronti della bellezza. La bellezza non è una decorazione di natura per me, ma è una sostanza, una forza che esiste dentro il mondo. È una forza, un'energia potente, che è capace anche di contraddire la legge di gravità.
considero energia di bellezza, la figura, la parete, la corrente ascensionale di una parete al sole, le maree, i vulcani che eruttano dal basso verso l'alto, considero energia di bellezza la figura del fuoco che spinge e che è dalla energia dal basso verso l'alto, l'energia dell'albero che dalle radici punta i suoi rami verso la formula dell'alto e delle stelle. Dunque esiste una forza di bellezza, le montagne stesse sono questa forza di bellezza, questa spinta dal basso verso l'alto di terre, di zolle continentali che spingono, che si collidono e che spingono le montagne, formano le montagne e le catene montuose e continuano a spingere verso l'alto, continuano a muoversi. Ci sembrano eterne, immobili le montagne, ma invecchiano, crescono, si sgretolano. A passarci sopra ci si accorge che anche la loro pelle è diversa e cambia da allora a allora. Basta un vento diverso che la rende più umida o un vento opposto che la rende completamente asciutta. Non solo fredda o calda, ma porosa o liscia o sdrucciolevole. Sono materia viva per me, per uno che le sfiora da vicino. Ecco, questa bellezza è estranea alla nostra specie. Non è lì per accoglierci. Non è lì per darci il benvenuto. Noi siamo dei suoi parassiti, dei suoi ospiti. Vengo da una città che si è piazzata sotto un vulcano catastrofico e sopra un suolo sismico, una città di abitanti di azzardo. Ecco, quella bellezza che è sparpagliata intorno, insomma è spalmata intorno a noi su quel golfo, e sta lì per cancellarci anche da un momento all'altro. Noi siamo dei suoi parassiti e quando non si muove quel niente, noi succhiamo il sangue a quella bellezza. E se no dopo siamo delle pulci che saltano a comando, quando quella si muove. Ecco, qui in montagna mi ritrovo come un ospite, uno che non ha nessun diritto di residenza, solo un provvisorio lasciapassare ottenuto dalle condizioni atmosferiche. Dalla occasione, insomma, dal breve scorcio in cui riesco a percorrere quella superficie. Cerco di non lasciare tracce, a differenza dei miei compagni di scalata, non uso quella polverina bianca che si chiama magnesite, non firmo libri di vetta e cerco di, e quando sono in cordata con un compagno, cerco di non parlare, di non gridare i segnali convenuti, ma di trasmetterceli attraverso l'alfabeto Morse della corda tirata. Cerco di passare nel modo più leggero e silenzioso possibile e di non lasciare tracce. Una volta in un racconto, in un periodo che ho attraversato, un periodo di un viaggio insieme alla ottima Nives Meroy, di lei e di suo marito sono stato ospite in un paio di gite himalayane. Parlando con lei ho trattenuto il suo disappunto per le orme lasciate da Armstrong sulla Luna, in assenza di atmosfera e di vento, quelle orme sono indelebili. Invece i nostri passi in montagna non lasciano tracce. La montagna, con uno scroscio di pioggia o di neve, si libera del nostro passaggio e lo cancella. Ecco, questo di non lasciare tracce è anche un sentimento di ulteriore di simpatia nei confronti di questo posto che si è finora affrancato dalla proprietà privata. Ecco, finora nessuno ha deciso di comprarsi il campanile basso. No. Per ora non è ancora successo. Mentre invece gli esploratori che raggiungevano un'isola per la prima volta ci piantavano la loro bandierina e dicevano: questa è roba mia,
cioè l'assegnavano al suo al presidente o al re da cui della loro loro provenienza. Le montagne, quando ci sei arrivato per primo e ci hai piantato la sua bandierina, restano di nessuno, insomma, restano di tutti, non hanno nessuna proprietà privata, anche se ho sentito di recente in una notizia forse più ubriaca della realtà, che in Austria si vogliono vendere qualche montagna. Sì, ho sentito anch'io. Alla spiegazione dice: perché si vendono le montagne? Perché in Grecia si vendono le isole e noi ci vendiamo le montagne. Finora però, insomma, le montagne si sono affrancate dalla proprietà privata e nessuno si è ancora comprato, insomma, ha lottizzato un ghiacciaio o la Nord di qualche parete, insomma, ecco, la Nord come la Sud, insomma, delle torri del Violet o delle cime di Lavaredo sono praticabili da chiunque, insomma. Chiunque può andare là senza chiedere permesso, sale, scende, si sistema, si accoppia, si scassa, si rompe, viene di sotto, insomma, può farlo senza dover chiedere permesso a nessuno. Ecco, questo hanno ancora di bello le montagne, che sono ancora un territorio estraneo, ostile, ma ottobre. Va a salire una montagna cupa dalle parti sue che si chiama il Mandelkugel, e la scala la passa in libera, slegato come al solito, come faceva lui, arriva in cima, ma in discesa viene preso da una bufera e insomma il suo corpo viene trovato poi alla base della parete. Che abbia salito il Mandelkugel è certo, perché ha lasciato traccia del suo passaggio in cima. Muore in discesa probabilmente buttato giù da un fulmine, perché i fulmini hanno questa caratteristica, che se quando non ti bucano e quando non ti fucilano, diciamo, hanno un tale riescono a spostare l'aria in maniera così violenta come una bomba, che ti buttano di sotto anche. Quindi non è solo il fulmine che ti colpisce in montagna, ma anche lo spostamento d'aria del fulmine in montagna, che è capace di far volare di sotto una persona. Che scarpe adoperava? Non adoperava, adoperava delle scarpette molto sottili, molto leggere, insomma, di corda, con un feltro, sì, poteva essere di, comunque molto sensibili al piede, non queste rigide che adoperiamo noi, insomma, per passeggiare, ecco. Che sono state poi le scarpe dell'alpinismo, perché molto alpinismo si è svolto con questi scarponi rigidi permettevano alla punta di stare anche su piccole prese, perché insomma comunque era talmente compatta tutta la calzatura da non scivolarci sopra, insomma, da tenere. No, lui usava invece il criterio opposto, che era quello della massima aderenza possibile e sensibilità. Cos'è che mi rassicura quando sto in parete? Niente di preciso mi rassicura. Sono felice quando sto in parete. Il mio corpo è contento di muoversi su quella superficie. Di sicurezza non ce n'ho. Ho come tutti quanti, insomma, dei momenti dei soprassalti di paura, ma si tratta di paure tutte identificabili, identificate, paura di quel appiglio che potrebbe essere che potrebbe non tenere bene, paura di qualche sasso che mi cade in testa, insomma, mentre sento che da qualche parte brontola qualche valanga di sassi. Sono tutte piccole paure circoscritte che vengono poi affrontate e superate strada facendo, insomma, mentre che stai facendo quell'attività. Il sentimento prevalente è la felicità fisica. Ci sono altre domande? Ci saranno dei... è previsto un servizio sollevamento seduti.